i viaggi del gusto siamo arrivati in Lombardia, provincia di Brescia. Siamo a Ome, tenuta a Rocol, Gianluigi Vimercati Castellini, che l'attuale proprietario, però sostenuto da una grande famiglia, papà, mamma, la sorella Francesca, la moglie, tutti quanti lavorano in azienda, una tenuta di 34 ettari. Qua siamo in mezzo alle vigne e vedo che c'è ancora una parte di vendemmia da fare. Che vino è? Questo è Cabernet per produrre il Côte Franca DOC, quindi Francia Corta, siamo in Francia Corta, il vino principale è il DOCG. Esistono ancora i vini rossi, quindi i vini DOC, e questa è della bellissima uva di Cabernet, che serve in parte per fare proprio la nostra denominazione d'origine controllata. Infatti, proprio quello che volevo arrivare, perché voi producete anche dei vini rossi, però siamo in Francia Corta e il terreno è anche quello ideale proprio per ottenere di Francia Corta come si deve. Assolutamente, Francia Corta ormai è una zona di bianchi, quindi per fare il famoso Francia Corta. In questa microzona della Francia Corta noi abbiamo mantenuto una linea di vini rossi proprio perché abbiamo dei vigneti terrazzati, del terreno argilloso e ci teniamo a continuare la tradizione che i nonni portavano avanti col discorso dei vini rossi. Mentre invece esattamente i bianchi che producete quali sono? Bianchi, quindi Francia Corta, denominazione d'origine controllata e garantita, essenzialmente uvaggio Chardonnay. Dopodiché abbiamo il Côte Franca bianco, quindi il DOC, anche quello 100% Chardonnay. Fate anche del rosé? Assolutamente, facciamo un rosé con un pinot nero in purezza, anche questo Francia Corta, negli ultimi anni millesimato, quindi 3 anni di affinamento sui lieviti. Come azienda una politica particolare, voi vendete direttamente al pubblico? È una politica un po' anomala, non abbiamo enoteche, non abbiamo ristoranti, ci teniamo a entrare in contatto con tutti i nostri clienti, quindi puntiamo molto sull'accoglienza, da qui il progetto nato 25 anni fa con l'agriturismo, e quindi tutte le nostre bottiglie oggi sono vendute una alla volta e vanno direttamente nelle case dei nostri clienti. Poi ovviamente l'accoglienza prevede anche la ristorazione. Assolutamente, puntiamo anche qui sulla famiglia, in cucina c'è ancora mia madre che segue tutto l'andamento della cucina, portando le ricette che gli ha lasciato la nonna. Per gli ospiti dell'agriturismo c'è il percorso, le erbe officinali, le passeggiate nel bosco e la mountain bike. Assolutamente sì, tutte attività che ci permettono di far conoscere all'ospite l'azienda agricola. Fabio Rizzo, chef al ristorante qua dell'agriturismo a Rocol, un piatto della tradizione, come fatto? Allora, abbiamo fatto della pasta fresca fatta in casa, sono delle tagliatelle, noi solitamente facciamo 1 chilo di farina con 10 uova, abbiamo steso la pasta, prima l'abbiamo impastata e poi l'abbiamo stesa con tutti i vari passaggi, dopodiché abbiamo dato la forma della tagliatella. Mentre facevamo cuocere la pasta in acqua salata abbiamo fatto saltare dei pomodorini pacchino prima precedentemente tagliati e messi a marinare col nostro olio, foglie di basilico, sale e pepe. L'abbiamo saltata in padella, abbiamo aggiunto delle olive taggiasche e poi abbiamo guarnito il piatto con del grana padano e foglie di basilico fresche.